Il procedimento principale, quello più utilizzato per introdurre il luppolo, è appunto il processo del dry hopping o del fresh hopping, di cui se ne parlerà. Il dry hopping praticamente consiste nel introdurre all'interno della birra a fine fermentazione, quindi quando la birra smetterà di fermentare e quindi di gorgogliare, andremo a aggiungere questo luppolo. Più delle volte vengono usati dei sacchettini di cotone tipo quelli del tè, per capirsi. Quindi mettono i luppoli dentro e solitamente sono o in scaglie o in pellet nella birra di comune reazione. Vengono introdotti all'interno della birra e vengono lasciati lì in infusione. Praticamente il luppolo andrà in questa maniera a disciogliersi, a rilasciare all'interno della birra tutte quelle che sono le sue note aromatiche. Per il procedimento dell'infusione, come si diceva. Il procedimento dell'infusione, si diceva, che viene utilizzato anche per altre varie, per altri vari metodologie da un punto di vista, anche solo per il tè, per esempio, è un principio di infusione. Vengono fatte a volte anche la tecnica del doppio dry hopping, ossia praticamente mettono una parte di luppoli prima della fermentazione, cioè una volta fatta la cotta ci buttano già dentro una parte di luppoli. Sono scelte tecniche che produce la birra, poi ognuno ha le sue tecniche, addirittura c'è chi fa un triplo dry hop, ossia una volta che hanno preparato la birra e quindi la birra è pronta, hanno tolto tutti i luppoli, gli danno un ulteriore, ripuliscono tutto e gli danno un'ulteriore infusione con magari luppoli di tipologie diverse, perché i luppoli hanno varie, tipo alla fine è un che pianta è il luppolo? Una cannabiacea, per cui ha varie tipologie, cioè hanno sapori differenti uno da quell'altro, quindi in base alle note che si vuole dare alle birre verrà introdotto un luppolo piuttosto che un altro. Un'altra tecnica che viene usata, però purtroppo, purtroppo perché si sente tanto la differenza, è stagionale, è la tecnica del fresh hop. La tecnica del fresh hop non è altro che una tecnica di dry hop, però fatta solo esclusivamente con il luppolo fresco essiccato entro una settimana dal raccolto. Ho utilizzato una settimana dall'essiccazione. Quindi praticamente avrà delle note molto più marcate rispetto a un luppolo essiccato usato dopo mesi. Non perché il luppolo essiccato usato dopo mesi si sciupa, ma perché quello fresco ovviamente è nettamente superiore, è raccolto, lasciato lì 2 o 3 giorni essiccato. Quindi è... Però il problema è che appunto viene fatto una volta l'anno. E quindi... Praticamente una volta terminata la fermentazione, i resti dei lieviti si depositano sul fondo nel caso delle lager, mentre salgono in superficie nella parte delle ale. Le prime si caratterizzano da un grado alcolico non elevato e un sapore meno fruttato e aromatico delle ale, che invece hanno una scarsa schiuma e aromi molto più marcati, quindi se voi prendete appunto come differenza, e tanto avete più o meno bevuti tutti, la Pilsner da una qualsiasi IPA. La Pilsner è molto più piatta come sapore, è molto più standard, mentre la IPA, sentite proprio questa luppolatura presente dentro, si sente tanto il luppolo, si sente un'esplosione di profumi. Un'esplosione di profumi e sapori. Cambiano infatti anche le temperature di servizio proprio per questa cosa, e le lager vanno bevute dai 4 a 6 gradi di solito di temperatura di servizio, mentre le ale vanno bevute leggermente più calde, perché ovviamente il calore va a sprigionare di più i sapori delle birre, dei componenti all'interno della birra, quindi intorno ai 10 gradi. Queste erano le due fondamentali famiglie di fermentazione. Oltre a questa fermentazione ne esistono altre due, che però una in Italia è vietato farla, perché per normative di igiene è vietato farla, e sono le birre a fermentazione spontanea. Le birre a fermentazione spontanea, o più comunemente chiamate da tutti birre acide, va bene, vengono principalmente prodotte in Belgio e sono quelle che sono più simili a quelle di cui parlavano appunto gli egizi, perché loro facevano la birra facendo la maltatura dell'orzo e poi lasciavano lì a fermentare, quindi gli fermentavano perché i batteri esterni andavano a depositarsi all'interno della birra.
come appunto è nella fermentazione spontanea. La fermentazione spontanea praticamente viene fatta mettendo il mosto della birra all'interno di delle vasche, proprio in delle cantine, vi lasciano in delle cantine in cui io personalmente non ci terrei nemmeno la piscina. Come questa? No, questa è già tenuta abbastanza bene. Questa è bella di cantina, c'è i vetri tutti verniciati. Cioè, più ragnatele, più troiai ci sono nella cantina, e più buona gli viene la birra. Perché questi batteri, che sono praticamente il sempre, come si chiamano, sono batteri più comunemente chiamati selvaggi, che se lo dite a un biologo vi dice selvaggio sarei te, però vengono chiamati che la maggior parte sono il quello che viene chiamato Brett, che è presente anche, poi ve lo dirà successivamente il decine, è presente anche nel vino. È un ceppo batterio, diciamo, che si viene a creare all'interno della birra e che gli dà questa, gli fa partire questa fermentazione, che però la rende ovviamente acida. Sì, in poche parole, le birre a fermentazione spontanea usano un ceppo di lieviti che è totalmente diverso da quello delle birre tradizionali. Di conseguenza, cosa succede? Questi lieviti sono definiti selvaggi proprio perché attaccano lo zucchero in maniera molto più veloce e molto più, diciamo, spontanea rispetto agli altri tipi di lieviti. E a quel punto lì cosa succede? La fermentazione continua fino a che c'è zucchero, continua la fermentazione. Zucchero e la continua a fermentare. Infatti andremo a vedere successivamente che questi lieviti qui lavorano anche in bottiglia se non vengono rimossi i lieviti. Nella differenza che ci sarà sullo spumante, nei vini speciali, che noi abbiamo magari una rifermentazione in bottiglia, lì viene aggiunto una soluzione di zucchero e di mosto proprio per far ripartire la fermentazione. In questo caso invece non viene fatto, proprio perché questi zuccheri sono questi lieviti sono talmente forti, bravi, riescono a mangiare tutto, che possono continuare a lavorare anche in bottiglia senza dar problemi, e il risultato finale in bottiglia sarà ottimo. Addirittura non verrà a crearsi, in esempio di alcune birre, non verrà a crearsi quello che è solitamente il processo della fermentazione, a crearsi dei gas. Sì, sì. Perché alcune tipologie di birra di questa fermentazione spontanea sono completamente piatte. Cioè voi le bevete e non devono avere nemmeno una particella di CO2 al loro interno. Cioè non devono essere gassate. Se le vengono gassate è un difetto della birra. Infatti hanno una durata, una vita in bottiglia molto più ampia di quella di qualunque altro prodotto. Perché, come dice un mio amico, la scadenza è la fine del mondo. Infatti diciamo che possono durare dai 10 ai 20 anni, quindi rispetto magari a uno spumante che al momento in cui viene commercializzato e messo su uno scaffale di un supermercato, noi bisogna berlo. Ecco, abbiamo 2 anni, abbiamo 1 anno, 2 anni, non abbiamo l'invecchiamento in bottiglia, mentre per queste birre noi abbiamo l'invecchiamento in bottiglia, perché il prodotto andrà a mutare, andrà a cambiare e anzi in alcuni casi spesso a migliorare.